Profumissimo, mi preparo con voi. Oggi appunto ho deciso di registrare un po' di video, quindi mi sono detta perché non registrare anche questo mentre mi trucco insieme a voi e chiacchieriamo. Non sarà un mi preparo con voi molto molto sveglio, molto molto brioso come il mio solito, perché oggi è una di quelle giornate un po' cupe, un po' tristi. Infatti durante il video vi chiedo scusa se sono un po' mogia, ma purtroppo ci sono anche per me quelle giornate un po' buh. E quindi niente, spero comunque vi piaccia, spero che soprattutto vi piaccia questo look. Io vi mando un mega mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Buon mi preparo con voi, ciao patatini e patatini, ciao a tutti. Per prima cosa vado a stendere sulle labbra questo burro cacao, che è la linea Color & Care Lip Balm di Deborah Milano. Lo sto trovando fantastico, infatti ce l'ho sempre in borsetta. Come state? Finalmente un altro mi preparo con voi chiacchiericcio. So che a tantissimi di voi piace questa tipologia di video. Come al solito mi trucco insieme a voi, quindi vi dico anche cosa utilizzo. Adesso vado a fare le sopracciglia. Sono tornata a utilizzare il MAC Fluid Line Brow Gel Cream, anche se è veramente molto molto scura per questi capelli, però chi se ne... Che dire, allora, io sto vloggando intanto perché, come sapete, i miei weekly vlog vanno avanti. Il mood della giornata è un po' spenta perché c'è un tempo orribile e io ho la voglia di fare pari a quella di... un orso in pieno letargo, veramente. Quindi non ho molta voglia di fare qualcosa in particolare, quindi boh, sono un po' spenta oggi, a dir la verità. Infatti non so neanche in realtà di cosa chiacchierare, perché col fatto che filmo i weekly vlog, gli argomenti li sputo fuori già direttamente nel weekly vlog, e quindi mi viene poi difficile fare un video chiacchiericcio dove magari vi spiego altre cose nuove, se in realtà poi non ho fatto più di tanto, quindi non ho novità oggi da raccontarvi, se non che settimana prossima vado all'Acquario di Genova, quindi voi quando guarderete questo video sarà domani, martedì, vado all'Acquario di Genova. No, voi in realtà quando guarderete questo video ci sarò già andata, quindi ieri, perché ieri era martedì, e ieri sì, in teoria sono andata all'Acquario di Genova. Fa strano parlare tipo al futuro, al passato, vabbè, avete capito insomma. Se io non ci sono mai andata e non vedo l'ora, perché Andrea mi ha fatto questa sorpresa di prendere i biglietti e di portarmi, e all'ultimo si è aggiunta anche la mia mamma, che anche lei non c'è mai andata, quindi è una cosa carina da fare tutti insieme in famiglia per passare la giornata. E poi finalmente Andrea si può rilassare, che dopo la bellezza di 8 mesi e più che non andava in ferie. Non so neanche come mi stanno uscendo le sopracciglia, perché mi sto truccando vicino alla finestra, infatti non ho luci accese, e quindi non vedo niente perché ho il tavolino basso e mi sto vedendo da questo specchiettino della palette, e sinceramente non lo so, non mi vedo, cioè non so come mi sto truccando. È un po' mi preparo con voi alla spartana. L'ho detto, oggi non sono in quel mood da colori, da cose belle. Sono un po' spenta, ma sarà anche il tempo, e sono un po' meteoropatica, si dice. Sì, ce le ho tutte io. Passo col truccare gli occhi, utilizzo tutta, soltanto la palette Nude Dude di The Balm volume 2. Questa palette l'ho utilizzata appena mi era arrivata, avevo utilizzato i colori chiari e un po' di questi colori qua, ma non l'ho sfruttata tantissimo ed è un peccato perché è veramente una bella bella palette. E scusate il riflesso dello specchio, ma questa è la palette. Sto pensando di cambiare un po' lo stile anche nel vestire. Sono anche un po' spenta anche in quel lato lì, perché la voglia di cambiare è tanta. Cioè, nel senso, io vorrei tipo iniziare ad avere uno stile diverso, perché i classici jeans e maglietta mi hanno un po' rotto le balle, nel senso che magari anche la felpa a volte, non lo so, mi sento un po' anonima e ho perso un po' lo stile che avevo all'inizio. Se vi ricordate, c'è stato tipo l'anno scorso, quel periodo dell'anno in cui io... O l'anno scorso, 2 anni fa, oddio, quanto tempo è passato, vabbè, che avevo sto stile strano, cioè tipo vestivo tutta colorata, mischiavo le cose, non era male perché mi aveva un po' contaminato lo stile di Roby e mi piaceva, però poi lo sono andata un po' a perdere perché non lo so, sapete quando passano un po' le mode e vi sentite anche troppo, cioè non vi sentite più in quello stile. Quindi ho perso un po' quella cosa lì di vestirmi come mi vestivo, in sintesi. E mi manca, perché mi vestivo veramente strana. E boh, non lo so, era anche un piacere vestirmi, tipo di oddio, oggi mi metto questo, ed ero anche molto più contenta. Ultimamente ho questo stile anonimo. Non mi piace, cioè voglio veramente dare un po' una svolta ai vestiti. Tra l'altro sto cercando di scegliere cose, capi un po' più particolari. Infatti mi devono arrivare delle cose, non vedo l'ora di mostrarvele.
perché ho in mente poi sempre con la Roby di fare un lookbook, perché tante volte magari si abbinano cose per fare il lookbook che poi non metti perché non ti capita quell'occasione particolare che dici oh mio Dio no, sono vestita troppo per questa occasione, e quindi ti tiri sempre indietro e dici no vabbè, mi metto la classica cosa che è noiosa e passi sempre per l'anonima. Invece devo combattere questa cosa, perché una volta non ero così, una volta osavo di più, mi vergognavo di meno se magari mettevo una maglietta gialla per dire che io odio il giallo. Cioè, non lo so, veramente che cavolo mi è capitato. Ho questo periodo dove sono veramente con il black humor, cioè veramente devo smetterlo. Purtroppo ci sono fatti e cose, persone che mi portano a essere un po' negativa e queste persone stanno avendo la meglio e devo smetterla perché... Cioè sarà una cazzata il vestire, però ci sono tante cose di contorno che mi stanno rendendo negativa e tipo lo rifletto sul vestire, per esempio, come lo rifletto sul modo di essere che ultimamente veramente mi sto spegnendo, non voglio questo, perché voi sapete che io sono sempre quella attiva che ride, scherza, fa la babba e mi diverte un sacco questa cosa. Però mi sto spegnendo, mi sto accorgendo che purtroppo da quando ho perso mio papà sarà un periodo veramente lunghissimo e magari anche normale, non so, perché è la prima volta che passo sopra una cosa del genere. Comunque la perdita di un genitore è sempre una cosa, cioè non si è abituati, non si è pronti e preparati a una cosa del genere, e quindi non so neanche se è un periodo che è dovuto al fatto della perdita di mio papà che mi porta a essere così negativa, a vedere tutto nero. Poi magari ci sono quelle giornate che mi sveglio e sono la ragazza più felice del mondo, cioè mi sento veramente quasi bipolare ultimamente e si riflette in tante cose, cioè tipo quella dei vestiti era un esempio, però si riflette davvero in tante cose, anche il modo di approcciarmi, il modo di pensare. Prima ero molto più aperta a nuove cose, esperienze, nuove... Cioè, sono sempre stata un po' cagasotto, però, cioè, tipo, le novità mi affascinano, mi gasano, ma allo stesso tempo mi chiudono in me stessa per la paura di provare, di usare. E adesso ancora di più, dopo questa cosa qui, mi sono veramente accorta di essere più negativa e più chiusa del solito. E io spero sia vivamente, spero sia un periodo, cioè, sia dovuto a questo periodo che smetterà subito, e non che io sia cambiata, che questa cosa sarà sempre così. Perché altrimenti io veramente cado in depressione, credo di non riuscire a uscirne da sola. Non lo so, anche il fatto che magari ci sono tante cose, è anche difficile stare a spiegarvi e dirvi oh mio Dio, è questo, è per questo, è per quello, prova a fare così, prova a fare colì, cioè non lo so, sono un po' apatica ultimamente. E mi dispiace esserlo perché non sono così, anzi mi spiace anche poi alla fin fine rifletterlo anche su, tra virgolette, su di voi, su un video del genere dove si sta monopolizzando il discorso sulla mia depressione del periodo. Però è veramente così, cioè non so, vorrei magari, se qualcuno di voi purtroppo, spero di no, cioè è passata, se è normale questa cosa, se passerà, se non lo so, poi anche dipende dal modo in cui vivete, non lo so, è un mix di sensazioni, di cose che a volte sono felice, a volte sono veramente la persona più negativa del mondo e non voglio esserlo, quindi cerco anche di non esserlo, perché cerco magari di non pensarci, guardare la parte positiva delle cose, fare quella cosa che al momento mi rende felice e non mi fa pensare, però poi appena sono da sola con me stessa, con i miei pensieri, cade la negatività, cade la tristezza, la depressione. È veramente triste sta cosa e non voglio essere depressa. Cioè io sono sempre stata quella che... Dio Gloria, reagisci, caspita Gloria, devi dare il buon esempio, devi dire alla gente di sorridere, di andare avanti, di non pensare alle cose negative. E Cristo, cioè vi assicuro che ultimamente è veramente difficile. Maschero bene questa cosa, perché neanche maschero. Cioè non è il fatto di mascherare anche bene questa cosa, perché... Vi ripeto, alcune volte sono euforica, sono felicissima e si vede anche nei video, che ci sono dei video dove sono super super euforica, e altre volte come oggi sono super negativa, ma non voglio, cioè a volte evito anche di uscire, di parlare con le persone perché sono in questo stato, perché non voglio che la gente mi veda così, io non sono così. E quindi devo uscire da questo tunnel di depressione, di predepressione. Passerei a colorare anche gli occhi nella parte inferiore, altrimenti questo video diventa lunghissimo. Applico mascara, ciglia finte e ci vediamo dopo. Ok, vado a utilizzare EOS per coprire i brufoletti. Copre abbastanza bene questi brufoletti,
Oddio! Perché mi volano le cose dal nulla? Vabbè. Come fondotinta vado a stendere questo qui, che è il nuovissimo fondotinta di Innisfree. Sembra scuro, in realtà quando andiamo a pressare sopra il piumino esce fuori il prodotto, in realtà dovrebbe essere di una tonalità chiara. Il colore sembra buono. Vado a stenderlo su tutto il viso. L'unica cosa che ho paura è che facendo questo procedimento non mi copra abbastanza bene. Diciamo che l'effetto è veramente super super naturale. Utilizzo Era, sempre dalla palette di correttori in crema di Mulac. Vado a fare anche un po' di contouring al naso. Ciao, come sono figa. Mio Dio Gloria, ma quanta roba ti metti in faccia. Già c'hai i brufoli, bla bla bla. A volte leggo sempre le stesse cose, dico, ma la gente che mi dice queste cose è gente che evidentemente deve aver cliccato per sbaglio sul mio video, perché se mi seguisse saprebbe che io in ogni santo video, infatti sto diventando monotona per le mie iscritte abituali, che in ogni santo video io ripeto che sono problemi ormonali, che prima non avevo questi brufoli e che dato che avevo smesso la pillola la sto riprendendo, ho avuto questo sbalzo ormonale di questi bellissimi amici chiamati brufoli. Però sappiate che io non mi trucco tutti i giorni, ultimamente, anzi non mi sto affatto truccando. E se mi trucco lascio la parte del viso molto molto scoperta, in modo da lasciare comunque la pelle sempre respirare. E mi trucco solamente quando devo fare, magari mi preparo con voi, tutorial, quando ho magari occasioni che devo uscire, andare in qualche parte, mi devo truccare, cioè mi voglio truccare, perché per me è un piacere, non un dovere, è un piacere truccarmi. Anche perché appunto non mi vergogno di questi brufoli, però non è neanche bello truccare solo gli occhi in un tutorial e lasciare il viso con tutti questi esserini in bella vista, ecco. Con il mio amatissimo Mary Luminizer vado a illuminarmi d'immenso. E voilà, il mio effetto glow è fatto. E come blush voglio utilizzare per la prima volta con voi questi qui di Neve Cosmetics, che sono i nuovi blush che mi sono arrivati tra l'altro ieri. Vado a utilizzare Wednesday e Saturday. Ecco qua. Mi piacciono, belli. Di solito non vado matta per i blush in crema, sono sincera. Tendo a utilizzare di più quelli in polvere. Però sono veramente carini, l'effetto è super super naturale, mi piace. Vabbè, ci sono queste tre bellissime tinte, di cui io applicherò questa. Che più che tinte sono rossetti liquidi, sempre di Deborah. No, beh, è troppo mattone. Speravo fosse, si avvicinasse ai bellissimi Kylie Lip Kit. Oh mio Dio, io ne voglio uno! Questo è il risultato finale del rossetto applicato. È un po' appiccicoso, quindi ecco perché magari si va poi a mettere il top coat che rende tutto lucido. Vado ad applicare LAX di Colourpop. Questo è il make up finito. Come vi ho detto, oggi non ho voglia di caricare troppo, infatti ci sono andata giù pesante con le labbra, perché doveva essere magari un trucco più incentrato sugli occhi, ma finisce sempre così. Vabbè, questo è il make up finito. Spero che vi sia piaciuto questo tristissimo mi preparo con voi oggi, perché ripeto è un po' un giorno, sto guardando fuori, veramente grigio, e anche il mio umore è grigio, non dico nero ma grigio. E cercherò di cambiare nel corso della giornata, magari guardare come sempre le cose positive, le cose che mi piacciono. Cercherò di fare quello che mi piace per sorridere. Credo sia una pillolina di vita che ci porta a vivere bene, almeno che dovremmo seguire per vivere bene. Quindi vi chiedo scusa, anzi, se sono stata un po' in questo video mogia, non volevo essere così, ma vabbè, sono umana anch'io, ho anche i miei alti e bassi, ho anche i miei giorni dove sono un po' triste. Spero di non avervi soprattutto annoiato, e ci saranno, mi preparo con voi, molto più frizzanti. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!